Buongiorno, allora sono le 10:49 del mattino, io oggi sono off, quindi mi bevo il mio caffè e pensavo quale giornata migliore per provare la nuova maschera di Charlotte Tilbury. Sta piovendo, non ho alcuna intenzione di mettermi i trucchi oggi, proprio non mi trucco assolutamente. La mia faccia sta passando un po' di problemi in questo periodo, non in questo periodo, in questi ultimi giorni. Quindi non ho voglia di mettere assolutamente niente sul mio viso. Quindi proviamo la nuova dry mask di Charlotte Tilbury. Allora, che cos'è? Ora ve lo dico subito che cos'è. Allora, questa è la nuova maschera di Charlotte Tilbury. Per chi di voi non conoscesse Charlotte Tilbury, è un brand inglese creato da questa truccatrice, appunto Charlotte Tilbury. È famosissimo per la Magic Cream, che è un primer favoloso, tra l'altro, che io uso sempre, buonissimo. È famoso per le palette, però comunque quite high quality, quindi è abbastanza costoso. Questa singular mask costa 18 pound, però dice che la si può riapplicare più volte. Ed è qui che casca l'asino, perché io non voglio mettermi una maschera più volte sul viso che ho utilizzato, però obiettivamente Charlotte Tilbury dice che si può, quindi vediamo. Sul sito, ovviamente tutto rigorosamente in inglese, c'è scritto che cosa rende questa magica maschera magicamente magica. Ti dà un instant glow dopo soli 15 minuti di applicazione della maschera. Dal momento in cui la maschera è asciutta, quindi è una di quelle maschere di tessuto, però asciutte. Favorisce un miglior penetramento, una miglior penetrazione dei prodotti. Ok. Poi dice Biomimetic Revolutionary System, quindi proprio mimetizza il tuo viso. Si applica come una seconda pelle sul tuo viso. Perché le altre maschere, quelle umide, hanno la glicerina e l'acqua e questa non ce l'ha, in teoria questa dovrebbe avere molti più benefici. Vedremo. Allora, qui dice il 91% delle persone dichiara che la pelle è molto più idratata. L'85% che dice che è molto più luminosa, il 100% dice che è molto più levigata, il 70% dice che riduce le rughe, il 70% dice che contour and lift, quindi ti fa un immediato contouring. Testato su 30 donne. Over a 14 day period, quindi in una distanza di 14 giorni, con la maschera utilizzata per 3 volte in questi 14 giorni. Allora, in questo momento sono in quel periodo del mese, quindi io sto mettendo Charlotte Tilbury alla prova in tutti i sensi. La mia pelle fa veramente schifo, sono tutta secca. Però con i brufoli allo stesso tempo, luminosità non ce n'è, proprio non ce n'è. Quindi, se non funziona oggi, non può funzionare. Poi ho anche gli ingredienti, ferme tutte, perché io so che voi ci tenete gli ingredienti, quindi ve li dirò. Allora, shea butter, quindi il burro. Penso sia di karité. Olive oil, quindi l'olio d'oliva. Mango. L'avocado oil. Ah, quello potrebbe darmi dei problemi.
Perché ho scoperto di essere leggermente intollerante all'avocado. Vedremo. E poi c'è vegetable oil, alcohol, quindi c'è anche l'alcol, acacia, gum, alcol ancora, sunflower seeds e magnolia. Ragazzi, io penso che dovremmo solo provarlo. Allora, perché sono scettica? Sono scettica perché, prima cosa, mi piacciono molto le maschere umide, sentire che la mia pelle proprio sta bevendo tutto ciò che c'è sulla maschera. Quindi il fatto che questa, focus, bravo, il fatto che questa sia asciutta non mi sconfinfera più di tanto, però mai dire mai. Come seconda cosa, non mi piace il fatto che dica che io posso utilizzarla più di una volta. Perché? A parte che dice anche che la si può utilizzare sopra il make-up. Quindi lì aggiungiamo altre cose che secondo me sta buttando un po' troppe cose lì, nel senso che una maschera è una maschera. Per me se la utilizzi sopra il make-up poi non la utilizzi mai più perché mi fa schifo. Quindi io la utilizzerò oggi e vedremo i risultati. Vedremo i risultati durante il giorno anche. Tanto io non mi truccherò, non farò assolutamente niente. Ho questo meraviglioso divano qui con me e quindi non mi alzerò da qui. Quindi vedremo. Però intanto facciamo l'application. È una di quelle buste che sono ermeticamente, proprio hanno la plastichina qua, quindi la si può richiudere. Quindi questo punto a tuo favore, Charlotte. Fatemi bere un po' di caffè perché qua, se no, la fine. Allora, come si presenta la maschera? Asciutta. Qui dice togliere la maschera dalla busta, ovviamente. Aprire la maschera. Poi apriamo la maschera. Mi fa un po' effetto il fatto che sia asciutta, cioè proprio non riesco a capire come possa funzionare. Però lei dice così, quindi va bene così. Quindi è una maschera. Poi mettere la maschera sul viso e... Ma qual è il davanti e il dietro? Presumo che questo sia il davanti. Cioè, non lo so. Vabbè, io la metto così. Bisogna mettere le orecchie dentro. Così, vedo le orecchie dentro, così. Ok, sembro Leonardo DiCaprio nella maschera di ferro, tipo. Era la maschera di ferro? Sì, qualcosa del genere. Io spero di averla messa da dritta. Oddio, se qualcuno mi vede dalla finestra penserà che io sia veramente scema o che io abbia avuto tipo un plastic surgery, quindi sono tipo una celebrity. Mi sono rifatta il naso. No, non è vero. Il buco per la bocca è veramente piccolino, però vabbè. Allora, io adesso mi piace parlarvi così. Io adesso rimango qua 15 minuti e poi vediamo. Non ha odore. Bene, a dopo. Ciao. Ok, allora, ultimi update. Sto sudando. Questa cosa non mi piace. Un pochino pizzica, forse il tessuto, non lo so, però un pochino pizzica qui di lato. E dà fastidio un pochino sotto gli occhi. Vediamo.
però per il resto, insomma, non sento niente per ora. Però sì, sento che sto sudando, cioè sento che la mia pelle sta respirando e che c'è un foglio che non è umido che la trattiene. Quindi non lo so. Però mancano ancora 5 minuti. Penso di tenerla su un pochino di più, tipo ancora 7-8 minuti. Così. Di solito lo faccio con tutte le maschere, quindi proviamo a vedere. E poi non mi piace perché non aderisce bene al naso, perché essendo asciutta rimane comunque dritta. Però vabbè, vediamo. Ok, sono passati più di 15 minuti, quindi togliamo la maschera, vi faccio uno zoom. Oh. Allora, prima impressione sembra più luminosa e sembra obiettivamente che io abbia del prodotto sopra il viso. Non so se riuscite a vedere. Non è stato proprio piacevolissimo, cioè non è che ci si rilassa o niente di tutto ciò. Io adesso chiudo la maschera e la rimetto dentro il sacchettino. Anche se non mi piace molto l'idea di poterla riutilizzare, però lo faccio, uno perché l'ho pagata 18 pound per una maschera, e due perché voglio vedere obiettivamente cosa succede. Io adesso non mi metto niente sul viso, nessuna crema, niente, e vi riaggiorno verso sera. Vediamo un po' cosa succede. Però per ora sembra molto più luminosa. Questa è l'unica cosa che posso vedere. I miei pori non sono minimizzati per niente. Niente di speciale per ora. Vediamo cosa succede dopo. Ora finisco il mio caffè, perché obiettivamente con quella maschera non potevo berlo, e ci riaggiorniamo più tardi. A dopo. Allora, sono le 3 e insomma mi dà un pochino fastidio il fatto che sembra un po' unta. Il prodotto si sente ancora, vedo solo tanta lucidità, non vedo nessun altro risultato per ora. Ovviamente è una maschera di sicuro non immediata, non è che dopo 15 minuti, come dicono loro, sei un'altra persona. Proverò ad utilizzarla più volte per vedere un attimo cosa succede. Vabbè, a parte i miei brufoli. Non so se sento la pelle idratata o no, però comunque la terrò su, cioè terrò il mio viso senza niente fino a stasera. E poi magari vi saprò dire nel prossimo video appunto com'è andata. Voi ricordatevi di mettere un like a questo video e di iscrivervi al mio canale, e se volete che io provi qualsiasi altro prodotto scrivetemelo qui sotto, sono più che felice di farlo, e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazze. Ehi, ciao ragazze, vi piaccio così? Questa è la nuova maschera di Charlotte Tilbury. Mettete un like a questo video e iscrivetevi al mio canale.